Matese, una grande opportunità per Italia. Grande opportunità, una grande ribalta, la ribalta televisiva, la ribalta giornalistica, la città che fa una trasferta, uno sport importante, che comunque sia è uno sport praticato sempre di più, anche grossi afflessi di pubblico con la nazionale, Prato che finalmente facendo più scongiuri, comunque sia si gioca uno scudetto dopo gli scudetti arrivati da altre discipline. Quindi per la città è sicuramente già una grossa opportunità e un grande banco essere una finale di uno sport così importante. Mi auguro che i cavalieri, tutti i cavalieri, tutti i neri, facciano davvero, li facciano neri in questo senso. E ci associamo veramente negli auguri. Se penso di voi, per questioni personali, qua sul derby, ma in questo caso, insomma, no, beh, qui cavaliere. non c'è partita perché Visto le tue origini, sì, perché ho abitato a Mogliano, quindi insomma posso, insomma, tra l'altro era un Mogliano dove c'era un certo Bettarello a quell'epoca, quindi famosi insomma, calci calci calzati di calzati, Bettarello, c'era una però compagnia qualche anno fa. il tifo è tutto per i cavalieri, anzi mi fa veramente piacere perché giustamente, come diceva Saccardo, è stato un anno difficile, ricordiamo gennaio, quindi per la squadra di Fabrizio Gonfoni, insomma, questo scudetto sarebbe veramente una grande vittoria per tutto il gruppo e per chi ha creduto di rimanere qui a Prato, perché insomma non è facile fare quelle scelte, chi è rimasto qui è stato veramente bravo e meriterebbe di vincere in casa e che sono di loro. Ci occupiamo, chiamo in causa Andrea Astucci per il motivo diretto per cui questa sera è il nostro ospite, di questa nuova associazione, gli Amici del Fischietto, un'associazione che ha sede a Prato ma che ha carattere nazionale e che intende raccogliere a sé tutti coloro che nel mondo dello sport hanno arbitrato, arbitrano, dirigono gare o giudicano gare sportive. Senti, Come è venuto questa idea? l'idea è stata molto casuale, l'idea è venuta, non so, guardandoci negli occhi in determinate sere con tanta gente che magari non fa più neanche l'arbitro, ma che è un patrimonio, secondo il nostro modo di vedere, di quello che è stata l'esperienza arbitrale, cioè vedere lo sport attraverso gli occhi di chi è predisposto a far rispettare le regole. È innanzitutto bella perché fa rivivere e non chiude più quel patrimonio di esperienze che si interrompe al momento che non serve più a determinati livelli. Cioè in tutti gli sport, quindi non solo nel calcio, ma ovviamente ne ho sentito nel basket, nella pallamano, finché sei in carriera, quindi conti qualcosa, puoi determinare le scelte. Quando non conti più nulla, comunque non sei importante, vieni messo da parte. Così interrompi quel flusso di nozioni e esperienze delle nuove generazioni. Io volevo anche ringraziare, come sai, visto la TV Toscana, che è stata presente anche alla nostra conferenza stampa, che no, poi posto a servizio settimanale. Esatto, qui devo dire che comunque è stato seguito anche tramite immagini, foto e reportage anche da altre persone che hanno registrato, insomma, che hanno registrato questa trasmissione e che ha Anche perché è avuto. un'iniziativa originale, unica nel suo genere, E attualmente è unica perché sentirsi chiamare da Reggio Calabria un arbitro di lotta greco-romana, un arbitro di pallamano, magari di Treviso, di sentito, o di Bolzano, fa veramente impressione. le adesioni che arrivano a tutta Italia, Sì. già nei primi giorni di nascita, dalla nascita Spero di che questa associazione, in una l'istituzione, settimana, quindi sì, che l'istituzione, diciamo, chi è predisposto in città, anche se ho avuto segnali positivi, faccia rimanere la sede nazionale a Prato. Noi ce la mettiamo qui, per il resto siamo qui, siamo così. approfondiremo più tardi, adesso ci fermiamo.